abito rappresentato da una stilista, ma soprattutto indossato da una modella molto speciale. Non devo ancora dire il nome, ma mi pare di conoscerlo questa ragazza, strepitosa, hai visto come, insomma... Bellissima, bellissima. Allora, ci mettiamo qua, perché adesso c'è una sorpresa anche per te. Senti, lo vogliamo dire il nome della modella? Sì, dai, diciamolo. Ladi, intanto mi raggiungi? Allora, avete capito benissimo, la nostra Simona Faccioli, che secondo me è stata bravissima, ha delle mie doti da indossatrice. E la nostra Sonia l'ha voluta fortemente come modella perché ti ha portato fortuna, avete già vinto un primo premio? Assolutamente sì, un po' di anni fa ho vinto il primo premio con lei come modella e ci sono molto affezionata a lei. Ecco, tra l'altro mi dicono che hai già fissato la data, il luogo della tua sfilata di moda personale. Pensate che bello, una ragazza che parte con un abito, due, tre e poi dopo presenta la sua collezione. Sì, ho fissato già la data, è il 16 settembre al Teatro Q77 a Torino. È la linea di abiti in trasformazione, ci saranno degli abiti da giorno ispirati al teatro, che è una mia passione, abiti da sera ispirati al tango, un'altra mia passione, abiti fantasia ispirati ai colori e alla cromoterapia, uno di questi è quello di Simona. È molto bello, insomma sei cresciuta, Simona, allora a questo punto benvenuta, solitamente ti presentiamo dopo perché lei lavora tantissimo durante la sfilata, ma soprattutto prima, facciamole uno dei primi applausi che le presentiamo questa sera, perché insomma... Grande lavoro del dietro il pubblico. Grande vinta. Vuoi dire qualcosa alla tua arriva? Ti cedo il microfono, dai. Io volevo ringraziarti Sonia per avermi dato la possibilità di indossare questa creazione, è un'anticipazione della tua sfilata e spero di portarti fortuna. Questo è il mio simbolo. Grazie. Grazie mille, questo perché non mi avvicinavo, grazie. Grazie Simona, grazie alla signora Faccioli. Bel applauso da parte nostra, una fotografia insieme. Sai che è bello vivere tutte queste emozioni. E lo so, c'è tanta fatica, ma insomma alla fine se siamo qua è perché ci crediamo. Certo che sì. E loro sono le prime a credere in tutto ciò che fanno. Noi speriamo di portare loro tanta fortuna. Simona, rimani qua con noi perché insieme annunciamo la prossima tua allieva, che anche lei insomma si sta superando. Regina Guasco. Cosa ci presenta? Tra gli abiti da sera, le pellicce e una grande sorpresa. Piccole allieve crescono! Vai.